questa breve guida andiamo a vedere come poter esprimere le nostre preferenze per il rinnovo del consiglio d'istituto. Quindi, dopo aver letto la nostra circolare, ci portiamo all'interno del modulo cliccando sul link preposto e quindi in questa prima schermata andiamo ad inserire i primi dati. Sono il padre, clicco su avanti, continuo ad inserire i dati che mi riguardano. Inserisco il nome, il mio numero di carta d'identità, ecco il coso avanti, quest'altra schermata. Inserisco il nome dell'alunno, in questo caso un alunno prova, e invio. Qui si apre questo link, mi chiede di cliccare, lo faccio. Da questo momento la votazione diventa anonima, devo riconfermare di essere il padre e da qui appunto mi chiede di esprimere, di aprire la scheda per poter votare cliccando su questo link. Qui sono all'interno della scheda elettore, votazione anonima da questo momento, quindi vado a scegliere le mie preferenze, solo due preferenze, una per colonna, che se ne metto più di una il sistema non me lo fa selezionare e non mi fa andare avanti per poter votare. Quindi devo togliere una delle spunte e a questo punto clicco su avanti per confermare la mia votazione. Premo su invio. Il voto è stato regolarmente registrato. Per questo video tutorial